loro, un applauso arriva dal pubblico che c'è in studio, un applauso arriva dal pubblico a casa che ha seguito tutta questa puntata della finale di Miss Italia 2016. È arrivato un momento storico, il momento storico di Miss Italia, il momento dell'appello. Ok? Siete in due, ognuna di voi adesso si deve rivolgere alla telecamera, è quella con la lucina rossa. E fare un appello, l'appello verso tutte le persone che mi stanno guardando e in questo momento magari non sanno chi votare da una parte o dall'altra. L'appello è molto importante. Quindi iniziamo immediatamente. Prego, numero 02, Rachele, vai con il tuo appello. Sono arrivata qua, sono straemozionata, è difficile parlare di fronte alle telecamere. Però vorrei portare in alto la Toscana, che è 20 anni che non vince, e poi Prego, Paola. Salve. Innanzitutto non credevo di poter arrivare fin qui e invece ci sono arrivata, quindi a nome di tutte le belle forme d'Italia spero che mi potete più vedere. Grazie. Perché non è mai facile fare un appello, soprattutto in queste situazioni. Quest'anno abbiamo voluto fare un'altra cosa nuova rispetto agli anni scorsi, quindi non solo avremo l'appello delle nostre finaliste, ma ci sarà anche l'appello delle mamme delle nostre finaliste che vorrei far salire sul palco, esattamente con lo stesso numerino. Facciamole salire sul palco. Dove sono? Dove sono? Eccole qua le mamme. Venite, venite. Eccole qua. Prego, prego. Vengo io a darti una mano. Oh, eccoci qua. Un applauso alle mamme. La mamma è sempre la mamma, eh? Si finisce di quello che è la mamma. Ecco, si salutano. Fianco alle vostre figlie, perfetto, questo microfono, e lasciamo spazio, scusate, come si chiama lei? Monica, prego, Monica, mamma Monica, guardi quella camera di fronte a lei e faccia appello per sua figlia. Allora, Rachele, anche, cioè forse non si è potuto vedere in queste poche ore che avete visto, una persona splendida dentro e fuori, è caduta tante volte e si è sempre rialzata con il sorriso sulla bocca, quello che vedete adesso. Ha passato momenti difficili della sua vita, anche per problemi nostri familiari, e lei ha sempre superato tutto ed è sempre stato il nostro bastone della nostra vita. Quello ci fa sempre. Mamma Ilma, mamma Ilma, la camera è la stessa. Che cosa posso dire? Non lo so. Appello per sua figlia. Sono talmente emozionata che. E ben bella l'emozione, eh. Voglio solo dire che. Non lo so, eh. Sì, sono un po' come lei, ecco. Però voglio dire che lei, insomma, rappresenta, sta portando avanti un'idea, quindi io la condivido pienamente. Ok. Sempre condivisa. Ok, viene sempre supportato il suo figlio. Cerco di essere il suo bastone, anche se a volte. Questa, salire sul palco. Però voglio dire, a volte le cose diverse
ecco, un applauso e tutte le vostre mani, vi assicuro un secondo per votare il numero ormai, vi sapete, signore e signori, stop al televoto, stop al televoto, stop al televoto. Tra poco su questo palco avremo il nome di Miss Italia 2016, facciamo un applauso a tutte e due, a tutte e due, perché la strada è stata lunghissima e siete arrivati fino alla fine. Ovviamente la vincitrice di Miss Italia avrà la fortuna di mettere sulla sua testa la corona, la tanto ambita corona, ovviamente sarà messa sulla vostra, sul vostro capo da Miss Italia 2015, e più vincerete un bollino in oro, 18 carati diamanti offerto da Miluna, una cosa veramente, veramente incredibile. Io devo ancora ringraziare tutti gli sponsor, ringrazio Tricologica e tutto lo staff di parrucchieri capitanati da Gabriel, sono riusciti a far sembrare che abbiano i capelli in testa, e questa è una cosa molto difficile. Per Romeo Racale, Di Paolo, Secondino, responsabile di make-up, Antonio Ciaramella e Carla Pelloni, e tutti gli esclusivisti regionali per il lavoro svolto durante l'anno per portare al top le bellezze ovviamente di Miss Italia. Complimenti anche a loro. Allora, adesso vi voglio far vedere le ultime fasce che sono state consegnate nelle ultime settimane alle vostre Miss, che poi consegneremo su questo palco, la fascia di Miss Italia 2016, state incollati lì, torniamo tra pochissimo, guardate questo video, torniamo tra pochissimo. Giardino Mohamed Ismail vince la fascia di Miss Derman Institute 2016, consegna Lorenzo Bettoni. Alessia Prete vince la fascia di Miss TV Sorrisi e Canzoni, consegna Daniele Sorano. Vogliato vince la fascia di Miss Diva Eterna 2016, consegna Giorgio Michieletto. Thank you.
al mondo, ma adesso vado alle ciance. È arrivato il momento. La busta dov'è? Sta arrivando la busta? Sta entrando la busta, è un momento sacro questo qui, senza capirlo. Grazie mille. Eccolo qua. Miss Italia 2016. Qua dentro c'è il nome della vincitrice di Miss Italia 2016. Il nostro pubblico qua davanti ha acceso il telefonino, così potrete mettere il video immediatamente online. Prima di aprire questa busta io voglio consegnare un mazzo di fiori. Eccoci qua. Questo, consegno questo, bianco. Patrizia, preferisci bianchi o preferisci rossi? Bianco. Patrizia, questo è per te. Angelica! In diretta! Alice! Alice! Rachele!
stessa di Ciao Erenio, da quanto tempo? No, io sono più difficile. Marta! Marta! Avanza, pure avanza! E quindi raccontate. Giulia! Giulia! Scusi, scusi! Posso fare? Io ora per arrivare il cadrone. Giulia, dai che sei in diretta, di qualcosa. Diretta, nostra bella Miss Italia. Mi piace tanto, tanto, tanto questa Miss, sono veramente contenta. Sei contenta? Beh, bello, è arrivata seconda una curva, meglio di così non ci poteva andare. Quando torni a trovarci in Abruzzo? Ma non sai che mi ricandido il prossimo anno, vengo a partecipare in Abruzzo. Saluto a tutti i tuoi fans. Buona serata, buona visione. Ciao Mimmo, un bacio grandissimo. Ciao.